Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, affaticando affinché questa verità possa arrivare ai quattro punti della terra. E miei saluti a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. Questa lezione sarà sulla Pasqua. E come sapete, la Pasqua sta per arrivare. E per noi siamo nella Great Millstone, che non seguiamo il calendario mondano, che abbiamo il calendario stabilito dal Padre, che usiamo, sappiamo che la Pasqua è da venerdì sera, quando il sole va giù, a sabato, ok, è il primo giorno, e dureranno 7 giorni. Ok, ora vogliamo vedere un po' le dinamiche di questo giorno qui, perché infatti vediamo nella religione secolare le chiese fanno delle pazzie, fanno cose che non c'entrano proprio nulla. Ne parlavo con il fratello Sharam Yasharala ieri e sì, non c'entrano nulla le uova, non c'entrano nulla i conigli, non c'entrano nulla di quello che ci fanno vedere. È tutta un'altra cosa e ha un significato molto profondo. Ora qui abbiamo il libro di Esodo capitolo 12. Il Signore Yahweh parlò a Mosè e ad Aarone nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi. Sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese, ognuno prenda un agnello per famiglia o un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numeroso per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Anzi, vediamo, vedo se, perché spesso non mi fido tanto. Potrete prendere un agnello o un capretto, lo serberete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la raunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire. Torniamo su questo. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Ok? Vedo che cosa. Okay. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipi e sul architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Ok? Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco con pane d'azimo e con erbe amare.
non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non lasciate avanzo alcun fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore. Ok? Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese dell'Egitto, quanto degli uomini, quanto degli animali, e farò giustizia di tutti i dei di Egitto. Io sono il Signore Yahweh. Il sangue vi servirà di segno sulla casa dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del Signore Yahweh. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Per 7 giorni mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà tolto via da Israele. Il primo giorno avrete una riunione sacra e un'altra il 7° giorno. Ok? Non si faccia nessun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro. Ok? Allora, io mi fermo la lettura qui e dobbiamo spiegare un po'. Questa celebrazione, questa è una celebrazione solenne, ok? Perché sapete che questo è successo quando i figli di Israele erano in schiavitù in Egitto. E il padre Yahweh doveva passare quella sera, ok? Che è Yahweh Shai alla fine, suo figlio, doveva passare per uccidere tutti i primogeniti dei figli degli egiziani e anche degli animali. Questo è una similitudine di quello che succede oggi. Dunque vedete che ci è stato comandato di portare avanti questa celebrazione da età all'età per sempre, ok? Infatti l'agnello, noi, se abbiamo la possibilità di prendere un agnello, va bene farlo, ma dovete capire il motivo dietro, ok? L'agnello rappresenta il figlio del padre Yahweh Shai, ok? E Yahweh Shai è stato l'agnello perfetto, ok? Infatti quando era messo sulla croce non hanno spezzato le sue gambe come hanno fatto agli altri ladri che sono stati crocifissi a fianco a lui, perché vedete il comandamento qui che l'agnello deve essere perfetto, senza nessun difetto, ok? Il vostro agnello deve essere sia senza difetto, ok? E Yahweh Shai è stato questo sacrificio. E si doveva prendere il sangue dell'agnello e metterlo sulle porte delle case, così quando passava l'angelo di distruzione, se vedeva quel sangue sulla tua porta, saltava. Questa è la similitudine di questa verità qui. Yahweh Shai è stato l'agnello perfetto, l'agnello di sacrificio, ok? Per farci tornare al Padre, per farci
per farci liberare dalle mani dei nostri oppressori, anche in questo momento che sto parlando, che questo regno è dato in mano ai malvagi, ok? Che cosa succede? Il suo sangue deve essere macchiato nel nostro cuore. E come si fa? Conoscere il suo vero nome, osservare i suoi comandamenti al meglio della nostra capacità e fare la sua volontà. Così abbiamo il segno del sangue, ok? Ed è molto importante questo, conoscere questo. Perciò questo è il significato proprio di questa Pasqua qui. Le chiese al giorno d'oggi fanno feste, è una festa tipo allegra, che fanno festa gioiosa, danno in giro le uova di coniglio, che i conigli alla fine non fanno uova. Perciò non so da dove viene tutta questa cosa qui, che è tutta un'altra lezione per un altro giorno. Lo fanno per adorare dei pagani, dei dei pagani, ok? Per gloria della nascita dei loro dei, perché hanno crocifisso il vero Dio, che è Yahawashai, ok? Il suo figlio Yahawashai. E loro hanno creato tutte queste calunnie, ok? Perciò noi dobbiamo venire fuori da queste filosofie e fare le cose come si deve. Questo è un comandamento da portare da generazione a generazione. Poi si vedrà quando saremo nel nuovo regno. Se si farà lo stesso, sì, secondo me si farà. Ma questa volta sarà in ricordo della nostra libertà da questa schiavitù presente, dalle mani della Babilonia, America, i uomini, così chiamati uomini bianchi, i Caucasi, ok, che stanno governando ora. E vi ricordo, il pane deve essere senza lievito, mangiare pane per 7 giorni, che il numero 7 vuol dire il numero di completezza, ok? I nostri giorni, una volta veniamo a conoscere questa verità, dobbiamo camminare in esso, dobbiamo camminare nella verità. E i nostri giorni dobbiamo mettere via il lievito, ok? Perché che cosa fa il lievito? Il lievito fa gonfiare il pane, ok? Cioè, senza il lievito il pane rimane la sua dimensione, ok? Ma quando aggiungi il lievito lo fa crescere in una maniera superficiale, che alla fine è aria dentro, ok? E questo lievito rappresenta i peccati, ok? Filosofie mondane, ok? Dobbiamo mettere via tutte queste filosofie mondane, i nostri peccati, ok? E non mangiarne di questo e metterli via. Perché una volta che cominciamo ad andare dietro le filosofie di questo mondo, cosa fanno? Fanno alzare il nostro ego, cominciamo a pensare ad altro, ok? Infatti prendiamo un precetto veloce, leggiamo dal libro di Corinzi, primo Corinzi, primo Corinzi capitolo 5 e iniziamo dal versetto 6. Il libro anzi vediamo leggiamo dal versetto 6, dice: la tua gloria non è buona. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? E un po' di questo lievito, cosa? Anzi, leggiamo dal versetto 5. Per consegnare un tale a Satana per la distruzione della carne,
affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore Yahweh Shai. La tua gloria non è buona, la gloria mondana, ok? La gloria mondana, i peccati di questo mondo, fare le cose contrario al comandamento del Padre, ok? Come fa l'uomo bianco, così chiamato l'uomo bianco, si glorifica di essere Dio, si glorifica in tutto, ho creato tutto, ho inventato questo, ho fatto questo, ma senza riconoscere il vero creatore, ok? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Infatti, il lievito fa fermentare, corrompe, ok? Perciò quel lievito rappresenta queste filosofie dei uomini, ego, ok? Spurgate dunque il vecchio lievito, ok? Il vecchio uomo, la vecchia vita, affinché siate una nuova pasta, poiché siete azimi, perché anche Yahweh Shai, la nostra Pasqua, è sacrificato per noi. Vedete che Yahweh Shai è proprio la nostra Pasqua. È lui l'agnello che è stato sacrificato, ok? Perciò dice, celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e malvagità, ma con il pane d'azimo della sincerità e della verità. è molto profonda. Perciò vedete, questa Pasqua va servito con un va celebrato con uno spirito diverso, non lo spirito di fornicazione, non lo spirito mondana di adultero, ok? Con uno spirito giusto. E qual è lo spirito giusto? Lo spirito che conosce la verità, lo spirito che ha paura del Padre, lo spirito che cerca di fare e fa la volontà del Padre, e lo spirito che mette al meglio della propria capacità i comandamenti del Padre. Questo è lo spirito senza lievito, ok? Perciò, da dove arrivano tutte le altre filosofie che fanno il mondo, non lo so. E leggendo avanti dice, ti ho scritto in un'epistola per non far compagnia ai fornicatori, eppure non del tutto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avidi, o con gli estosori, o con gli idolatri, perché allora devi necessariamente uscire dal mondo. Ma ora ti ho scritto per non far compagnia se un uomo, chiamatelo fratello, è un fornicatore, o avido, o un idolatra, o un correttore, o un ubriacone, o un rapinatore, con un tale non mangiare, ok? Perché cosa devo fare per giudicare anche quelli che sono senza? Sono giudicate voi che sono dentro. Allora, questo si parla di coloro che non hanno nulla a che fare con questa verità qui. Noi non dobbiamo metterci in stessa riga con loro, ok? Siamo una stirpe messa a parte, ok? Non possiamo comportarci come loro e servire i loro dei. Non abbiamo nulla a che fare con loro. Il giorno non ha nulla a che fare con la notte. Perciò ricordatevi che questa Pasqua è una Pasqua solenne, in ricordo del nostro Salvatore Yahweh Shai, che lui è il Pasqua, è il nostro Pasqua, è l'agnello sacrificato per noi. Il suo sangue deve essere macchiato nel nostro cuore. Poi posterò un video dell'illustrazione del fratello Sharam Yesharala che vi fa vedere come si celebra questa Pasqua d'accordo a quello scritto nelle scritture. Detto questo, spero siete stati edificati
e lascio tutto nel nome del Padre Yahweh, Bahashem Yahawashai, Bahashem Rukah Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti, alla prossima Shalom.